Sono tornato! Ciao a tutti ragazzi! Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono stato fuori un po' di giorni, sono stato in ferie, sono stato in vacanza in Sardegna, ragazzi, quindi un po' di mare, un po' di relax. Sono riuscito un po' a staccare anche dal canale YouTube, ma non troppo, perché poi io sono affezionato, devo essere sincero, quindi mi mancava sempre la questione legata al canale, ovviamente grafici su grafici, sempre analisi, anche sotto la spiaggia, non mi nascondo, qualcosina. L'ho pubblicata lo stesso in Academy, ragazzi, però il mercato mi ha aspettato proprio oggi, ha iniziato a fare questa fase di correzione abbastanza rilevante, abbastanza importante, collegata a doppio filo, quindi a doppio anello che lo collega con la correzione che sta facendo il mercato old S&P 500, Nasdaq, Italia pure, se FTSE MIB sta andando veramente male. Ci sta dopo una fase veramente bullish degli ultimi anni, ci sta anche questa correzione, ci sta un po' di queste cose qui. Va bene, ragazzi, allora oggi andiamo a fare un super video di recap di tutto quello che sta succedendo in questo momento. Molti di voi si troveranno in questo momento un po' spaesati, ad esempio per la questione dell'analisi ciclica, la posizione dei mercati. Stiamo andando a chiudere un ciclo mensile, adesso lo vediamo su Bitcoin, però farò anche una leggera approfondimento su quelli che sono i mercati old, perché in questo caso dobbiamo ritornare ad analizzarli come abbiamo fatto un po' di mesetti fa quando c'era stata la questione Covid, proprio perché sono legati a doppio filo con i mercati del criptovalute. Ma prima di andare avanti, vi devo dire una cosa: mi siete mancati, anzi stramancati, sono contentissimo di rifare questo video. Quest'anno ci saranno tante novità anche sul canale. Per me settembre è sempre l'inizio di un nuovo anno lavorativo. Pian piano le scopriremo, ragazzi, quindi state sempre qui con me, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, come sempre lasciatemi super pollici se siete contenti come me che sono ritornato a fare questi video. Ma una cosa ve la devo dire, perché ieri praticamente uno di voi mi ha mandato un messaggino dicendomi: Mauro, il Super Monti sulla sua sul suo profilo di Facebook da 300 miliardi di milioni di iscritti, sta in pratica cercando degli esperti sul settore cripto da intervistare. Probabilmente vorrà fare un evento, ragazzi, il Super Signor Monti, dove parlerà appunto di cripto, e ha detto che voleva diciamo invitare gli esperti, insomma, italiani di questo settore. Allora, questo mio carissimo amico mi scrive e ha detto: Mauro, devi andarci anche tu. Allora ho pensato: vabbè, facciamo una cosa. Se volete, ci vado. Allora, come facciamo un sondaggio? Allora, se andate a scrivere sotto il super commento del signor Montemagno sul suo profilo Facebook, cliccate qui commenta e andate a commentare con il mio nome, Mauro Caimi. Ragazzi, io lo do la disponibilità, ci mancherebbe, al Super Monti, anche perché io lo straapprezzo veramente da tantissimo tempo. Quindi facciamo questa challenge, andate a scrivere sotto il super messaggio di Marco Montemagno, andate a scrivere il mio nome nei commenti, vediamo se riusciamo ad ottenere una po' di numeri, un po' di tanti nomi iscritti, e ovviamente io do la disponibilità anche un modo di attirare l'attenzione di Monti, tra l'altro usando proprio quello che lui ha sempre detto, cioè essendo presenti sui canali. Quindi mi è piaciuta questa cosa, ho detto: vabbè, facciamo decidere voi direttamente, ragazzi. Quindi, come si dice, that's it. Va bene, allora, bando alle ciance, i convenevoli sono stati fatti, andiamo a vedere quello che sta succedendo sui mercati, ragazzi. Iniziamo subito, perché questo sarà un video un po' lunghetto, perché dobbiamo guardare anche i mercati old, quindi mettetevi belle comodi su una super poltrona. Io tra l'altro sono nel mio nuovo studio, che è ancora totalmente in una situazione incivile di buste dappertutto, ragazzi, quindi ci vorrà qualche mesetto per sistemarlo come si deve, e poi lo faremo anche insieme, ragazzi. Ho deciso di fare anche questa cosa insieme a voi, quindi se mi serve qualche consiglio ve lo chiederò sul mio canale Instagram, ragazzi, quindi sempre @tradingon.it, iscrivetevi anche lì, farò qualche sondaggio magari per la realizzazione del nuovo studio nelle storie. Allora, ragazzi, questa è la situazione legata all'attuale momento. Il ribasso è pronunciato, il primo molto importante per quanto riguarda
Bitcoin dalla settimana di inizio settembre. Settembre è un mese difficile, lo è sempre stato per i mercati. Lo sapevamo anche che il Q3 in generale era già era molto alto come valorizzazione, non era un Q3 nella norma statistica, e il mese di settembre un po' con questa sua tendenza ribassista sta riequilibrando quello che era un rendimento del terzo trimestre dei mercati cripto, che era sicuramente un po' più alto di quello che si ci aspettava. Però non andiamo a buttarci la zappa sui piedi prima del tempo, perché vi faccio vedere una serie di analisi che secondo me sono utilissimi per capire anche quali possibilità ancora rialziste potrebbero innescarsi nei prossimi giorni, se questa fase per esempio di ribasso del mercato può essere anche utilizzata per una buy the dip mirata, ragazzi, perché man mano che il tempo passa, ve lo dico in maniera chiara, i mercati poi probabilmente si andranno un po' a complicare. Lo vedremo meglio all'inizio del Q4, quindi a fine mese di settembre, inizio di ottobre, perché vedremo anche come i mercati reagiranno proprio alla chiusura del mese di settembre, che è il mese più importante, in questo caso fa un po' da spartiacque. Allora, questa struttura è un ciclo di ribasso che è un mensile, ragazzi, ribassista. Mensile ribassista che, insomma, in maniera molto semplice era assolutamente già scontato. Perché? Perché questa cosa, ragazzi? Perché il minimo del 7 settembre, lo spike ribassista, ma anche poi le chiusure relative, quelle dei giorni successivi, avevano rotto il minimo di partenza di questa struttura ciclica. Rompendo, vedete, un po' il minimo, ovviamente con la candela di oggi, se chiude in questo momento va a rompere in maniera definitiva il minimo di partenza del ciclo mensile che era avvenuto lo scorso 19 di agosto, e rompendo questo minimo configura un mensile ribassista, quindi una partenza più alta rispetto probabilmente alla chiusura. Questo è il significato di un mensile di natura ribassista, quindi questo ribasso è scontatissimo. Ora, chi di voi per esempio nell'Academy sa già che ieri, proprio in virtù di questo, ho fatto un video aggiornamento update in Academy, trovate chi è iscritto, insomma, lo trova nei miei video analisi, dove dicevo che l'unica possibilità operativa nei prossimi giorni era un short, cosa che io non ho fatto, ragazzi. Spiego anche in quel video perché sinceramente non mi andava di mettermi contro il trend medio o lungo periodo, poi anche è una questione filosofica anche di natura, non vado mai short in questo caso, se non proprio in situazioni veramente da speculatore contro Bitcoin. Non mi piace fare questa cosa contro Bitcoin, la vedo un po' come una situazione contro il mercato, quindi non mi piace speculare al ribasso. Però era nell'aria questa candelona, poi ovviamente in questo caso è avvenuto il giorno dopo, comunque era nell'aria, ragazzi, quindi niente di anomalo. Un po' pronunciata sicuramente sì, un po' di panic selling sicuramente sì, siamo arrivati, quali sono i target? Allora, da un punto di vista di analisi di tempo, siamo vicini al target, oggi è 20, tutti i minimi sono buoni da qui ai prossimi giorni, quindi 20 tra, intendo prossimi giorni tra il 20 e il 24, quindi in questa settimana, quindi 3-4 giorni, tutti i minimi sono buoni per fare la chiusura di questo ciclo mensile. Poi dovremmo avere un ultimo ciclo mensile che dovrebbe appunto iniziare qui, e lì abbiamo un po' la chiave di volta del futuro dei mercati, perché, ragazzi, ancora non è stato possibile andare ad eliminare quella che era la questione sul fatto che Bitcoin avesse potuto fare il rimbalzo del gatto morto, e quindi il mercato orcio già iniziato praticamente ha fatto il suo punto di uscita, che era esattamente il massimo coincidente con questo ciclo mensile. Se questa cosa è vera, non ce n'è più per nessuno, si scende fino al prossimo anno, ve l'ho detto un po' di volte nei video, questa cosa la sapremo col prossimo mensile, perché il prossimo mensile dovrà darci risposte. Se lo fai in barra di trading range aspetta e poi riparte dopo, ma se già inizi a scendere in maniera vertiginosa, ragazzi, il pericolo aumenta in maniera veramente imponente sul fatto che questo punto qui sia stato il massimo relativo per quanto riguarda questa fase, e poi tutto rimandato al prossimo anno. Io non la vedo così, ancora non la vedo così,
Me l'ho detto più volte per una serie di motivi che andrò a esplicare, ragazzi, poi in tanti video sul canale anche nei prossimi giorni, perché è impossibile darvi tutte le informazioni in un unico video, altrimenti non finiamo più. Comunque, la struttura della fase tempistica in ordine indica che questa fase di ribasso potrebbe terminare da oggi fino al 24, insomma, ogni volta che sta facendo un nuovo minimo, minimo che tecnicamente, ragazzi, già è sufficiente quello che è appena fatto proprio in questo momento, proprio mentre sto registrando, 43,3 va su già bene. È vero che qui avevamo un minimo di 43,2, però sapete bene che non ha alcuna valenza. I 100 dollari, questi sono prezzi di Bitfinex, non ha alcuna valenza sul mercato delle cripto il 100 dollari, soprattutto con un Bitcoin che vale 43-44 mila dollari. Se dovesse accelerare al ribasso, questa tendina qui è l'area di target che in questo momento vedete indicata. Perché è un'area di target? Perché a inizio mese di settembre avevo condiviso, per una strategia che stiamo seguendo lì in Academy, che si basa sugli indicatori di volatilità, indicatori più importanti che esistono nel mercato, nel mondo, insomma, nel trading e nell'investimento, ragazzi, quindi approfonditeli, mi raccomando, è fondamentale questa cosa. Su indicatori di volatilità avevamo dei low e dei high possibili per il mese di settembre. Visto il massimo che è stato fatto in questo punto, probabilmente, non sicuramente, insomma, ragazzi, però se la volatilità dovesse riprendere un po' fiato, perché il mese di settembre è stato un mese poco volatile, anche se non vi sembra, potremmo scendere fino a questa zona, quindi tra 42 e 40 più o meno, in questa zona qui, ragazzi. Poi ovviamente tutto è possibile, se vanno in panic selling sapete che i mercati reagiscono malissimo. Però questa zona, se a cavallo tra il 21, 22, 23, insomma in questi tre giorni, perché no, potrebbe essere anche utilizzata per un buy the dip oculato da traders iper professionisti straformati con un grande mindset, con stop loss, con tutte le tecniche, con l'advance in testa, ragazzi, e io non do così finanziari, va bene, perché se no poi mi dite che io ho detto di comprare lì. Non è questo, perché poi io analizzo il mercato di volta in volta, però quella è una buona aria per la eventuale ripartenza del nuovo ciclo mensile. Nuovo ciclo mensile, ragazzi, che potrebbe ancora essere al rialzo. È un po' difficilotto, ve lo dico, ragazzi, però potrebbe lasciare un po' spazio al mercato, ecco, magari non essere ribassista, perché se andiamo a fare poi un ciclo mensile ribassista qui e poi da qui si parte, facciamo un nuovo ciclo ribassista, ce ne andiamo di nuovo in questa zona, almeno. Anche qui, ragazzi, non è particolarmente pericoloso a livello ciclico una cosa del genere, perché comunque avremmo un trimestrale sempre al rialzo. Però, insomma, ragazzi, i mercati cripto hanno bisogno di dare un po' il turbo e io una cosa del genere non la vedrei molto, molto bene. Quindi, questa zona di target, questa è una chiusura del ciclo mensile di Bitcoin, un po' più lungo del precedente, ma ci sta. Il ciclo trimestrale atteso in chiusura a fine mese di ottobre e sarà proprio l'ultimo movimento a darci risposta su quello che sta succedendo qui, perché questo mensile ribassista è un po' pericoloso. Da un punto di vista invece di approccio con Ethereum, perché analizziamo Ethereum, perché Ethereum ci serve per avere un'idea generale di se stiamo facendo bene i compiti a casa, se questo tipo di analisi che vi ho appena presentato può essere considerato un'analisi accettabile. Andiamo a confrontarci con la regina, quindi, delle cripto e vedere. Allora, per quanto riguarda la regina delle cripto, ancora non ha rotto il minimo del mese del mensile iniziato il 20 agosto, 18 agosto, che è ancora in corso. Quindi vedete, ha fatto questa zona di massimo al centro, quindi è stato un mensile ternario, in questo caso abbastanza visibile, anche perché abbiamo 1, 2 e 3. Però il mensile di ETH è rialzista, ragazzi, quindi c'è una bella differenza con BTC. È vero che quello di BTC è ribassista di pochissimo, però il mensile di ETH è rialzista, quindi si conferma una forza relativa di Ether contro il RE, contro Bitcoin, conferma che ci portiamo dietro ormai da 2 anni circa, e vedremo un po' la questione. Allora, una cosa del genere un po' ci rincuora. Perché, ragazzi? Perché il fatto che Bitcoin magari sia più debole è anche dovuto magari alla questione legata, che vale tantissimo, insomma vale 50.000 dollari, ragazzi, quindi comunque un po' tanto, ok? In valore assoluto. E potrebbe essere stata una debolezza momentanea di Bitcoin, proprio perché ci sono stati magari degli spostamenti fra BTC e altre cripto
come ETH o comunque tutto l'ecosistema legato attorno alla DeFi, che come sempre spinge tantissimo. Questo mi fa anche presumere che ci sia ancora una possibilità che il terzo mensile di questo trimestre possa andare a breccare questa zona, magari, insomma, non so ragazzi, ecco, adesso stiamo facendo un po' delle previsioni, come sempre campate in aria, perché non abbiamo neanche chiuso questo mensile, quindi dobbiamo poi attendere e capire se il mercato possa avere un po' di spazio. Al momento però ETH, con questa sua struttura di mensile non ribassista, potrebbe indicare che ancora non è finita la linfa per poter spingere e cercare di fare magari un nuovo massimo. Nuovo massimo che su ETH, ovviamente, ETH è arrivato ai massimi storici, ragazzi, proprio qui, qualche giorno fa, insomma, dovrebbe andare sopra 4 e 2, 4 e 4. Questa struttura però, appunto, non essendo chiusa, potrebbe anche innescare il famoso mensile di bassista anche su ETH, perché manca pochissimo, manca pochissimi dollari, potrebbe farlo anche oggi stesso, ragazzi, cioè sotto 2009. Se fa una cosa del genere, ETH diventa ribassista, si va in correlazione, si relazione, quindi in sinergia, scusate, con Bitcoin, e il gioco è fatto, insomma, ragazzi, poi tutto rimandato. Allora, questa è la situazione, operazioni di breve, secondo me, sono a longa alla chiusura di questo mensile, un tentativo va sicuramente fatto. Chi voleva prendere lo short andava fatto ieri, l'ho detto nel video in Academy, lo so ragazzi, purtroppo non ho qui, quindi non vi ho potuto dire ieri, l'altro ieri, queste cose, comunque nel video di aggiornamenti, comunque il mio video è pubblicato, per chi di voi è iscritto lì. Andiamo a vedere quella che è la situazione legata ai mercati hold, come vi avevo promesso, perché i mercati hold stanno stornando, ed è proprio questo il motivo anche di questa debolezza un po' più importante dei mercati delle cripto. Tutto è sempre collegato, tutto è anche ciclico sui mercati hold. I mercati hold, questo è Nasdaq 100, vediamo solo Nasdaq 100, ragazzi, poi facciamo così, se volete, anche un briefing su tutti i mercati hold con una magari live, perché queste cose vanno fatte in live, perché abbiamo bisogno di tanto tempo per andare ad analizzare i mercati se vediamo troppi grafici, altrimenti facciamo solo analisi superficiali, ragazzi, che poi non vanno bene, non servono a nulla, quindi bisogna approfondire le cose. Quindi se volete un approfondimento sui mercati cripto correlati ai mercati hold, scrivetemelo nei commenti, così vado a programmarlo nei prossimi video, una super live dove andiamo a analizzare i mercati e i grafici in relazione, quindi intermarket tra mercati hold e mercati cripto. Potrebbe essere estremamente interessante anche una cosa del genere, quindi scrivetemelo nei commenti se vi interessa. Allora, per quanto riguarda Nasdaq, ragazzi, che cosa sta succedendo? Intanto Nasdaq sta facendo un ciclo un po' particolare, perché probabilmente l'annuale di Nasdaq è stato chiuso a marzo addirittura del 2021, e sta facendo più che altro semestrali, cicli semestrali ripetuti. Li vedete qui in questa struttura, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, questa è la questione. Adesso qualcuno di voi ha detto, ma che cosa hai fatto qui? Ho fatto questa cosa, adesso lo faccio più ripido, ragazzi. Ok, guarda, così, mi piace così, no? Vabbè, allora ragazzi, è solo un ciclo, non è una previsione di prezzo, questi sono i movimenti. Potrei farlo anche in questo modo, scusate il mio disegno stile mouse, cioè semplicemente una nuova struttura ciclica che dovrebbe iniziare tra poco proprio su Nasdaq 100, e lì, ragazzi, poi bisognerà stare attenti, perché Nasdaq va a chiudere il biennio probabilmente intorno a marzo-maggio del 2022. Questa cosa, se vera anche sui mercati hold, configura poi una questione da andare ad analizzare, e cioè la risposta a questa domanda: il prossimo semestrale dei mercati hold può essere ancora al rialzo? Possono fare un nuovo massimo oppure inizia un semestrale correttivo? Se questo semestrale correttivo dei mercati hold non spinge sufficientemente nella prima parte, e poi va ad essere ribassista, va a scendere da magari novembre, dicembre fino a marzo-maggio, ragazzi, beh, sulla situazione, se le cripto reggono, se fanno nuovi massimi entro fine anno, io poi la vedo complicata, molto complicata. Quindi tutto si gioca, come vi ho fatto vedere, nella prossima ripartenza. Anche Nasdaq lo indica, anche i mercati americani lo indicano, intanto comunque sono fortissimi, quindi non vi pensate che queste 3 settimane di ribasso possono aver dato spazio chissà cosa, perché insomma sì, è vero che questo ancora deve essere aggiornato alla giornata di oggi, però
Ragazzi, questa è, diciamo, sono mercati fortissimi. Siamo di gran lunga ancora al di sopra della media 26 periodi, che è la media semestrale. Quindi, probabilmente la chiusura semestrale potrebbe anche andare a toccare questa media qui e quindi fare un po' uno sciacquone di 3-4 punti percentuali sul Nasdaq. Poi ci sarà la ripartenza. Quindi, in questo momento i mercati sono ancora forti e questo nuovo ciclo semestrale potrebbe comunque essere ancora rialzista. Se sarà così, è possibile ancora la view dei mercati cripto che vanno a toccare nuovi massimi entro fine anno o i primi mesi, gennaio, febbraio, massimo del prossimo anno. Va bene, questo è il punto, questa è la situazione generale, questo è il momento generale dei mercati. Siamo tornati, ragazzi, 20 minuti di video, mannaggia. Va bene, allora scrivetemi come sempre nei commenti cosa pensate voi. È un'occasione di buy questo ribasso secondo voi? Sì o no? Anche lì scrivetemelo nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video e sono soprattutto contento di essere qui con voi. Ciao a tutti ragazzi!